Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a fare la sostituzione del touch display su un Samsung Galaxy J7. La sostituzione è abbastanza semplice perché non dovremo smontare la scocca del telefono. Dovrete fare solo attenzione a qualche passaggio, però nulla di complicato. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella degli avvisi per essere aggiornati sui prossimi video, seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook, li trovate in descrizione, e anche sul canale Telegram dove trovate offerte su molti prodotti. Come vi sto facendo vedere nel video, praticamente il nostro display è montato direttamente sulla scocca, quindi il cavetto flat andrà ad inserirsi direttamente sotto al nostro display. Questo farà sì che non dovremo scollare la scocca posteriore copribatteria, quindi dovremo semplicemente andare ad alzare il vetro con il display, e per fare questo andremo ad utilizzare una ventosa e lo scaldaria e l'isesamo. Vi lascerò tutto in descrizione, tutto quello che sto utilizzando nel video come sempre. Come avete visto, la ventosa all'inizio l'ho messa su un angolo e dalla parte dell'altoparlante. Questo perché sulla parte inferiore c'è il pulsante centrale, quindi per evitare di danneggiare il pulsante centrale e anche i sensori del touch che si trovano sulla scocca, ho preferito cominciare ad aprire sulla parte superiore del telefono. Una volta che avremo aperto il vetro con il display, non dovremo far altro che togliere il fermo in plastica dalla scocca, staccare il cavetto flat e andare a ripulire tutto il perimetro della scocca stessa. Se vedete che ci sono dei granuli che potrebbero andare a fare spessore, toglieteli tutti e seguite con un cacciavite piatto piccolo tutto il perimetro della nostra scocca, togliete tutto il biadesivo che eventualmente possa essere danneggiato o piegato, quindi fare spessore, e poi andate a ripulire il tutto. Chiaramente fate molta attenzione quando vi trovate a lavorare vicino alle fotocamere oppure vicino al sensore di prossimità o ai sensori del nostro touch che si trovano sulla parte inferiore. Una volta ripulito tutto andremo a fare una prova del nostro display. Io adesso già ho tolto le protezioni che ci sono, però voi toglietele dopo aver fatto la prova, in modo tale che se il display fosse fallato potrete fare una sostituzione in garanzia. Quindi non attaccatelo subito come sto facendo io, perché non l'ho fatto vedere nel video, ma già ho fatto una prova precedente per vedere che il display funzionasse. Fatto questo, andiamo a mettere la colla come avete visto nel video. Mettetela su tutto il perimetro. Se non siete pratici, aiutatevi con un biadesivo, ve lo lascio sempre in descrizione. Reinseriamo il cavetto flat e reinseriamo il fermo, che andrà poi a fare in modo che il cavetto flat non si stacchi durante l'operazione di rimessa in sede del nostro touch display. Premete, fate in modo che sia allineato perfettamente alla scocca, alle guide della scocca, che il tasto sia centrato e che non ci siano eventuali spessori che possano lasciare il nostro touch alzato. Se non siete pratici, aiutatevi con degli elastici, quindi mettete degli elastici intorno al telefono in modo tale che possano andare a premere il touch sulla scocca, questo finché poi non vada a tirare la nostra colla. La colla B7 Mira, considerate che ci mette all'incirca 15 minuti per tirare, però poi per l'incollaggio ottimale ci mette all'incirca 24 ore. Quindi se ne avete la possibilità, vi consiglio caldamente di mettere degli elastici e lasciare tirare la colla per 24 ore.
Come detto in descrizione vi lascio tutto quello che ho utilizzato nel video, vi lascio anche il touch ovviamente se non avete possibilità di acquistarlo altrove. Se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti, se il video vi è stato utile lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.